questa me la Anna, so tutta. no, vabbè, Questa me la manco so, io ma me me lo le dici ricordo. prima. No, vabbè, manco io me le ricordo. Ma è anni 70. Sì, ma tu me la dovevi dire Sì. prima, così io studiavo. Oh, Vabbè. we Miss are our family. family. Salve, buonasera. Buonasera. Buon giovedì. Sono le 16. 16:32, quindi siamo Yes. praticamente puntuali. E non ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Dici che ci siamo? Sì. Se lo dici tu. Sì, perché a me dà il segnale in diretta. Certe volte arriva dopo pure a me la notifica, però. Ciao a tutti, ci siete? No, loro no. Sì, Loro non noi ci ci sono. siamo, Noi ci siamo, loro noi ancora no. ci siamo, ci siamo, ecco, è arrivata la Ecco, se notifica. arriva prima, anche la prima persona, è arrivata prima, Sono io, giustamente. penso di Molto essere io, benissimo. penso di essere io. Ok. Come state? Come va? Fa Preso il caffè? caldino, eh? Tè freddo? Noi Caffè abbiamo freddo? mangiato fuori e sembrava di Chiaramente stare di dentro una notte. fornace. Era meglio mangiare dentro. Mamma mia. Allora, Allora, ma tocca giovedì. pulire i filtri dell'aria condizionata e poi cominciarla a mettere perché Sì. non se ne può più. Eccoci Allora, qua, giovedì giovedì, quindi giovedì disagomiamo. disagomiamo. Eccoci qua. Siamo sempre ancora solo io e te Sì. perché non vedo altri Arriveranno che piano arrivano. piano, piano piano. È il caldo, è Piano il piano caldo. arrivano, esatto, esattamente. Ieri abbiamo fatto la nostra prima prova su Twitch. Lo stiamo ancora Stiamo studiando. studiando, è una cosa complicatissima. Qualcuno arriva, qualcuno arriva. Ciao a qualcuno. Ciao a qualcuno. È una cosa Sì. complicatissima, però ne usciremo, ne Dice che è usciremo. una cosa per principianti, pure. Eh sì, vabbè, ma non ci sono più i principianti di Sentite una una volta, volta, ecco. ormai. Anzi, facciamo appello. Qualcuno di voi Lo lo usa, usa? sa chi. Oppure conosce qualcuno che lo utilizza e ci può far dare una mano? Lo usa non come, diciamo, spettatore, tra No, virgolette, però ma ecco, come come serve a noi, utilizzatore, sì. Sì, perché magari ci dà una mano a capire prima. più velocemente. E nel frattempo, in questi giorni, abbiamo evaso praticamente tutti gli ordini e anche le cose di Natale del lunedì, tutto quanto già separato. Abbiamo ritirato l'ordine della scorsa settimana di Sagomiamo, per cui già tutti avete tutto Mandano i e cuoricini, quindi qualcuno inizia ad qualcuno c'è, esserci, sì, meno infatti, male. perché non Ok, ce li inviamo da sole. no, non sono io ho le mani qua, Sì, quindi no, infatti. non posso. Oh, intanto ricordiamo anche il sito, eccolo qua. Esatto, mentre qui ora avete la tecnologia. Non c'è niente Sì. da fare, avete sempre davanti il numero di WhatsApp, che comunque ripeto 370 7-0. 10 Adesso 25 vedo se 425. eventualmente nel prossimo montaggio, che è proprio quello di questa diretta, perché le dirette di Sagommiamo vanno su YouTube, Si e lo riesce a mettere. metto, sì, si mette come testo Esatto. su tutta la stringa della durata del video, lo vedi sempre, quindi Esatto. se lo metto, sì. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Palesatevi. Palesatevi. Ciao Blanca, Ciao eccola qua, ciao Blanca, cara. Blanca. Oh, meno Allora. male No, che qualcuno si inizia a palesare, se no io non comincio. Io vi faccio vedere qua la copertina del catalogo. sagomiamo. Parliamo di Sagomiamo. Il tema di oggi è, beh, sembrato abbastanza chiaro, poi l'abbiamo detto comunque, la famiglia. La famiglia, family, 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 e
chiaro perché era chiaro dalla Dalla canzone canzone, iniziale. certo, We Are Ah, Family Lead. ma Mi per sembra che fossero le Sister Sledge, ma non vorrei dire un'eresia. fortuna si sono collegati dopo, però. Per cui lo Ma se la vedono, lo la vedo. rivedono dall'inizio. Quando la rivedono, avete perso la performance canora che non verrà assolutamente ripetuta. Per cui se volete la dovete rivedere tutta la diretta. Io sto Ok. guardando fuori perché, ma piove? No. No, no, Ah, no, perché ieri a quest'ora ha assolutamente no. piovuto e comunque è tutto nuvolo. Sì. E allora, vabbè, io comincio. A parte Blanca che si è palesata, non sappiamo chi altro c'è collegato, però noi cominciamo. Cominciamo. Allora, Sagomiamo fa una linea molto molto carina dedicata appunto alla famiglia, la family. Abbiamo visto qualche cosina nella versione Animaletti e gli gnomi, se vi ricordate. Una delle prime. Ciao Antonella, ciao! Ciao, ben arrivata Antonella. Ciao! Una delle prime dirette su Sagomiamo, se non sbaglio, quelle del lunedì, abbiamo visto le famigliole di Animaletti. Adesso vediamo le famigliole umane. E E pure anche con cane e nonna. Esatto, e gatto. Oh. anche nonna. E sono molto carine questa linea, diciamo, perché appunto è componibile. Sì. E se si vuole fare un quadretto, dopo vi diamo anche qualche Qualche idea idea che ci è di, venuta. esatto, di applicazione. Per cui è composta. Cominciamo a vedere i membri della famiglia. Allora, cominciamo proprio dall'inizio, nel senso, mamma incinta. Ecco, alle Proprio origini, alle origini, certo. ok? Ciao Anna Ciao Anna Maria, Maria! buon pomeriggio. Ciao! La mamma incinta. E parliamo, allora, tutti questi soggetti, gli adulti ovviamente, sono alti 14-15 centimetri circa. E questa è la puerpera. Madonna, È mo la no, puerpera, proprio vabbè, sui mamma termini incinta! medici e Mamma che, incinta, mamma incinta. anzi ginecologici. Anzi, approfitto per dirvi che tutto quello che vedete oggi, quantomeno di queste sagome, sono già nello shop. Ok. Link è sempre qui sotto, l'abbiamo detto, per cui lì potete vedere anche meglio le caratteristiche. Comunque sono queste che vi faccio vedere. Quindi, mamma incinta. Poi andiamo avanti, ma comunque. Mi sono venute altre idee che possono diventare anche altri personaggi. Comunque, dopo lo vediamo. Mamma, non più incinta, riccia. Vedete, coi capelli da pazza come me. Questa potrei essere io perché insomma il capello ci sta, eh? Sì, in effetti. Capello ci sta. Quindi, mamma riccia. Oppure, mamma liscia. Vedete, le altezze in linea di massima Sono sono quelle, sì. quelle. Ci sta nell'inquadratura, sì. Passiamo all'altro membro fondamentale che è il papà. E il papà ce l'abbiamo senza barba. Questo qui è l'elastichetto Sì, che ci stava sembra intorno. c'è un Ok, no. cappio. Papà senza barba o papà con la barba. Sono vestiti uguali, no? Questo c'ha pure il taschino della camicia. sì, sì. Ok. Io devo proporre a Marzia di fare papà pelato, perché cioè, ci stanno, eh? Anzi, diciamo che sono pure la maggior parte, si vede che Marzia è giovane, anche suo marito, e infatti gli ha fatto i capelli. Sì? Beh, Però, insomma, vabbè. si dovrebbe fare anche senza capelli, Per ok? par Quindi, condicio. papà senza barba, papà sbarbato, papà barbuto, ok? Io li poggio qua, poi tanto dopo li facciamo rivedere. Poi, fondamentali, nonno e nonna. Siamo sempre sulla stessa altezza, eh? Sì. La nonna mi fa morire con lo chignon. Sì, nonna Esatto. Belarda, c'aveva un signore. Esatto. Oppure mamma più, insomma, un po' più anziana. Ecco qua. E nonno c'ha baffi, pelato, Lo vedi? con gli occhiali. Ok.
Ok, e andiamo qui. E poi passiamo alla prole, giustamente. Allora, abbiamo bimbini mediani. Sì. Non so come definirli. Quanti centimetri? Sono da 8 centimetri. Ne esiste una versione anche più grande, ok? Quindi questa, diciamo che è i figli medi. Mm. Ok, la versione più grande dei figli qua non ce l'abbiamo, ma lo sapete, non è un problema. Poi dopo ve la faccio vedere da catalogo. Ok. Bimbini piccoli. Neonati? No. No? Questi non sono ancora neonati. Piccoli, piccoli. Piccoli, questi ci avranno 2 anni, 2-3 anni. 5 centimetri. Ciao Barbara. Ciao Barbara. 5 centimetri bimbini. Ok, e poi abbiamo il neonato che è unisexo. Sì, quello in caso ognuno ce lo fate diventare lo voi, certo. Maschio e femmina, che è dentro il fagottello. Sì, sì, esatto. Ne esiste un'altra diversione neonato che è gattona, ve la faccio vedere dal catalogo perché non ce l'avevamo subito. E poi però per completare in mezzo a tutta sta gente, per completare la famiglia non può mancare il gatto e il cane. Ecco. E fanno appunto il gatto sdraiato, bello, spacioso, e il cane impettito, bello, allerta. Sì. Ok? Dalla faccia allerta poco, allora, però sì, insomma, non vabbè, è che metta molta paura. Sì, eh? No, non è un cane da guardia sicuramente. Ok, ora vi faccio vedere da catalogo e qui adesso abbiamo tutti i membri della famiglia. Una prima idea. Sì, di no, come far vedere gli altri elementi, quelli che non abbiamo. Ah, qui e poi oggi iniziamo con le idee. Allora, quelli che non abbiamo qui oggi sono, vabbè, i bimbi, abbiamo detto questi. Il bimbo quanti... che gattona lo vedo. Sì, no, questi. Allora, noi qui abbiamo la versione 8 centimetri e la versione 5 centimetri. Esiste anche la 11, vabbè, ma sono identici. Sono identici, solo più alti, ok? E qui avete i due neonati che gattonano col ciucciotto, che mi fanno esatto. Troppo ridere. Salve. Ok. Sì. Maschio e femmina. Molto leggera. Frisellina adesiva molto leggera. Leggera. No. Una via di mezzo. Abbiamo solo quella pesante. Sì. Ciao Fabrizio. Perché no. Cosa ci deve fare esattamente? Deve dare un po' di corpo a della seta che. No, per la seta no. No, per la seta no. Allora la nostra non va bene. No. Arrivederci. Ciao okay. Fabrizio. Questi sono i neonati che gattonano, ok? Poi ovviamente a completare, quello ce l'abbiamo là in caso la facciamo vedere, ci sono le scritte family e famiglia, ok? Allora, vediamo intanto sempre da catalogo qualche idea di composizione. Ad esempio, una la vedete qui sotto, su una placchetta è stata riprodotta tutta la famigliola e poi ci sono stati messi dei cuoricini pendenti con i nomi dei vari componenti della famiglia, compresi i due amici. Sì. Ok? Poi, aspetta, ce ne sono altre, eh? Vi voglio far vedere. Eccola qua. Quest'altra che sono la mamma e la bimba sono vestite uguali. È un'altra applicazione. Ah, non la vedevo perché quella piccola. Era piccola, appena nata. Ah, ok, ma la tiene per terra? È proprio piccola. Okay. E poi quest'altra idea col cagnozzo. Col cagnozzo ed è una tag. Si vede? Aspetta, io sto in ritardo. Sì. Qui chi c'è? Mamma, papà, figlio. Cane, un figlio un po' cresciuto, ok? Allora, noi abbiamo pensato di farvi vedere dei supportini dove poter comporre la vostra famiglia.
premessa, secondo me le mamme e anche la nonna potrebbero essere anche, diventano le maestre, eh? E questo è il periodo, se sì, volete fare un regalo, certo, alle maestre, prendete quella che più gli somiglia e potete fare una creazione a tema maestra, usando sì, le mamme o le nonne. Okay. Ricordiamo che essendo la legno. Potete dipingerli con gli acrilici, con le matite acquerellabili, con gli acquerelli, con i tamponi d'inchiostro per i timbri, quindi esatto, ci sono varie tecniche per colorarli. Se parliamo di matite acquerellabili o acquerelli, c'è il tutorial di Marzia, vi ricordo, sì, che è stato postato, l'hai postato nel nostro shop. Nello shop. Allora, nello shop, nella sezione sagomiamo, quindi a www.abitiricordi.it, cercate... Non me lo ricordo. Comunque cercate la sezione sagomiamo, sfogliate qualche pagina e lo trovate e vi ripassate la tecnica per colorare il legno con acquerelli o matite acquerellabili. Esatto. Allora, vediamo queste family... dove potremmo metterle, applicarle, sì. Allora, noi abbiamo preso degli esempi e una è assolutamente la ormai famosissima base bacheca, la menzolina sì, di sagomiamo, che poi alcune di voi anche già l'hanno, eccola qua, e voi con questa potete anche lavorare in 3D senza mettere tutto di piatto, in fila, no? Sì, in prospettiva, lavorate in prospettiva. Esatto. Mettete, chi è qua? Nonno. Nonno. Nonno, nonna, se ad esempio volete fare una cosa dedicata solo ai nonni. Visto che ormai da un po' di anni esiste la festa dei nonni, che mi sembra sia settembre-ottobre, adesso non ricordo. Ricordo. E papà, potete fare mamma, un pensierino. Ecco, mi è cascata nonna. Allora, lo sfondo, secondo me, al di là della pittura, potete anche o rivestirlo con una stoffina oppure con la carta scrap. Io ne avevo trovata una carina, tipo tappezzeria, ma è una delle tante fantasie possibili. Adesso ve la faccio vedere. Che tanto il discorso carta scrap può andar bene un po' anche per gli altri supporti che abbiamo pensato di farvi vedere. Quindi un'idea buona appunto può essere la menzolina. Sono veramente carine queste menzoline, si prestano a tantissime cose. Ok, e ne abbiamo un pochino disponibili, eh? Disponibili subito, se no le altre, lo sapete, si ordinano. E vado avanti, abbiamo trovato anche un cuoricione, questo c'è, cioè solo questo, ragazze, è l'ultimo di MDF, era di stamperia. Cosa, Blanca, la bachechina viene 4,40 la mensola, scusate, sì, la mensola, la sì, menzolina viene 4,40. Io mi ricordo che tu l'avevi chiesta una volta, ma erano finite. Allora, e poi le hanno, ci sono, insomma, le abbiamo riprese. Queste sono le prime carte che mi sono capitate tra le mani, ma ce ne sono altre, secondo me, possibili, che replicano un pochino lo sfondo tipo carta da parati. Una potrebbe essere questa. Ok, dice Blanca, quindi la mensola. Ok, ad esempio, se voi la rivestite con la carta, poi dovete incidere nel punto in cui va inserito la mensola vera e propria. Poggiaceli sopra, così si vede un po' che risaltano anche. Sì. Ok, vabbè, certo, ora voi non vedete più la bacheca,
La mensola, però insomma ci sta dietro. Ok, questa Così. Può essere un'idea. E anche questa. Senza dipingerla. Senza dipingere. Anche questa. Oppure, come dicevamo prima, una stoffina. Sì, assolutamente. Queste sono carte scrap 30-30. E sempre con la carta scrap o sempre con la stoffa potreste rivestire sì. anche il mega cuore di sì. stamperia. Perché è meno di 30, per cui per esempio guardate carino l'abbinamento sia per la mensolina che per il cuore con le stoffe di Mirta della nuova serie, sì, quelle lì, vedono? I picchè, anche il cuore, più guarda, cuore, branca. Sì, questo viene 4. Riesci a prenderne una, Ste? Ci per provo. Fare giusto una così, ci provo. Guardate, ad esempio, vabbè, la fissazione mia con il picchè a pois blu, rivestire sì. queste basi e guardate quanto sono carini sopra, anche con loro dipinti, sì, non sì. solo con grezzi. Sì, io perché vabbè, no, beh, però grezzo. Ci sono cose secondo me che si prestano più ad essere dipinte perché come i personaggi, perché gli potete fare meglio evidenziare i particolari, le tasche, se alla mamma volete fare delle frezze di colore, come se avesse delle frezze di capelli colorati diversamente, e i particolari del vestito, della pelle, per cui secondo me non tutto si adatta ad essere lasciato grezzo. Secondo me, ecco, ci sono cose come questi elementi qui di personaggi che dipinti invece allora, qual è lo levo? stanno decisamente meglio. Allora, un'altra idea, anzi altre due, che potrebbero sì. essere proprio per tornare al discorso maestre scuola, visto che questo è il periodo. Noi abbiamo molte di queste tag in legno. Di Mirta, questa è Mirta, È un legno molto grezzo, Molto. E vedete questo riquadro qui, nero, è lavagna, quindi ci potete scrivere sopra. Sì. Ad esempio, per fare un grazie maestra, una cosa del genere, facciamo finta che questa sia la maestra, ce lo potete mettere qua con una scritta sì. e resta la lavagnetta. Oppure un bimbo che finisce, che ne so, il ciclo delle elementari o delle medie e ci mettete il bimbino, magari quello sì. più grande, ok? Beh, se è elementari pure quello. E questa è un'altra idea, secondo me, molto carina. Guardate che carina con la maestra, con lo scignolo. La maestra un po' più grande. E queste tag sono da 24 centimetri per 8. Noi su queste ci abbiamo fatto di tutto, veramente di tutto, dalla pittura decorative questa, sì. al country, e proprio prese e dipinte così, senza dare fondi. Questa era quella che avevo dipinto io era, ad tempo esempio, fa. Con il glicine. Senza dare fondi, senza dare niente. No, io infatti su quella lì ho dipinto con gli acrilici diretta, quindi non ho fatto altri trattamenti. È un oggetto carino perché già veramente, se voi, sempre per rimanere in tema, appunto mettete qui la maestra con qui la scritta in legno che c'è, grazie maestra, avete fatto l'oggetto pronto da regalare. Finito. Queste qua di tag vengono 2,60 euro. Ce ne sono ancora un po', sono fine serie, ma 5-6 dovrebbero esserci ancora. Ok? Un'altra idea, queste però ce ne sono solo due. Sì. Sempre dei nastri di Mirta, sono le lavagnette doppie. E guardate che carina anche qui, tipo con la maestra. Questa è proprio lavagna, Sì, sì. Cioè, è MDF trattato lavagna questo, mentre invece la cornice è
il solito legno, il solito legno grezzo di mirta, quindi con la maestra, oppure con, se volete fare un regalo alla maestra, potreste mettere tutti i bimbini da una parte. Sì, okay. A cornice. Tutta la classe, e magari dietro ci mettete la maestra, una scritta, e è molto carina. E questo qua ne sono rimasti solamente due. E il costo e di il questo? Il costo di questo è 10,20 della lavagnetta doppia. Ok? Allora, scusate un secondo. E poi... E poi avevamo pensato ad altre idee, aspetta perché mi devo girare dall'altra parte, perché, ah sì, allora, quando hai fatto me lo dici perché mi allontano un attimo, questa magari è più da lavorare, però secondo me è bella proprio come idea. Sì. Allora. Volendo fare allora, volendo fare per esempio tipo un quadro fotografico, diciamo così, potrebbe essere adatta questa base che è sempre dei nastri di mirta. Molto grande questa. Questa è grande, potete decorarla. Dipingendola, quindi, oppure rivestendola con la stoffa, anche questa con le carte scrap per creare lo sfondo. Poi nella parte centrale del riquadro potete mettere delle foto, le vostre foto, e sotto a completare la decorazione gli elementi che riprendono voi qui con le sagomine. Quindi se siete mamma papà due figli, mamma papà due figli, se c'è del cane il cane, però che richiamano quindi i soggetti fotografati. Esatto. E ce l'hai ancora un foglio scrap, perché voglio, sì, far vedere solamente una questione di ingombri. Questo è 40x40 e poi vedete che ha il riquadro centrale e poi ha questa scanalatura. Ok, se ora rimediamo al volume 1 qualsiasi, un foglio scrap. Sì, guarda il retro di questo. Perché dovrebbe essere... Mettilo così. Proprio la misura... Sì, centrale, sì, esatto, lascia un po' di bordo, però siccome i bordi sono, la scanalatura e quello esterno sono effettivamente la cornice, quelli potete dipingerli. Sulla parte del foglio ci mettete le foto... E sotto gli elementi che richiamano i soggetti delle foto, per esempio. Esatto, oppure gli elementi li mettete sulla cornice. Ma però insomma, è carino, potete, sotto a bordo, eh. Ci potete giocare come volete. Sì, poi ognuno, vabbè, io la farei in un modo, però chiaramente non no, tutti abbiamo la stessa idea. No, io ad esempio non ci metterei mai le foto, però perché è una cosa mia. Vabbè, io da allora, scrapper purista ci metto subito le foto. Io invece no. E comunque queste basi sono alte, eh? Cioè non è il legno sottile la balsa, eh? Queste sono alte 2 centimetri. Noi ci abbiamo lavorato tantissimo su queste basi e vengono 13,20, ok? E ce ne sono ancora 3. Non credo ci siano più, che Mirta li faccia più, non sono sicura. E poi, ultima cosa che vi volevo far vedere, per questo è che poi dopo vi voglio far vedere un lavoro che non è che non c'entra niente, perché ho usato una cosa di sagomiamo, ma l'ho fatto oggi, mi ha divertito molto e ve lo voglio far vedere. Allora, stavo pensando, vi ricordate il supporto che abbiamo visto settimana scorsa per Casa Dolce Casa, che era questa placchetta qui componibile con il vasetto e i gancetti sotto come portachiavi? Allora, stavo pensando che questo qui, per come la vedo io, è un... È un qualcosa che sta appeso vicino alla porta di casa, perché c'è il portachiavi, per cui ok. Allora,
Se il vasetto lo facciamo diventare uno svuotatasche, per i soldini spicci, io ce l'ho un contenitore vicino alla porta di casa, dove quando entro la sera ci butto dentro le monete. Oppure un profumatore d'ambiente, quindi ci mettiamo il putpourri con le essenze, oppure il liquido con le stecchette di bambù si usano, no? Questo può diventare la presentazione, visto che è vicino la porta di casa della famiglia. Non immaginatelo con la lucetta dentro in No, no, questo no, no. caso, ma immaginatelo appunto con putpourri e appunto lo svuotatasche per metterci le cose al volo quando entrate dentro casa, e poi con i vari componenti della famiglia. Qui, se volete, potere personale, Famiglia e il famiglia cognome. X, Sì. eccetera. E per cui, secondo me, anche questo supporto qui, e ricordiamo che ce ne sono due, sì. Anche questo supporto qui diventa un buon supporto per l'idea della family. Ok. Vi dico i prezzi degli elementi family perché non ve li ho detti prima, ve li ho solo presentati, mamma, papà, nonno, eh. Allora, gli adulti, quindi mamma incinta, mamma liscia, mamma riccia, papà sbarbato, papà barbato. Nonno e nonna vengono 2 euro, ok? Vengono 2 euro l'uno e nonna sta qua. Gli adulti praticamente. Poi i bimbini che abbiamo detto noi abbiamo quelli medi, adesso qua subito, vengono 1 euro, o il maschio o la femmina. I bimbini proprio piccini, quelli dell'asilo. Quelli dell'asilo vengono 90 centesimi. Infante, Neonato, sì. neonato, viene 1 euro. Cane e gatto vengono 1,20. Ok? Vado avanti. E ora vi faccio vedere, io vi lascio qua tutta la A famiglia, famiglia. tutta la famiglia. Vi faccio vedere una cosa che potrebbe sembrare che non c'è. Allora, con la famiglia no, non c'entra niente, però c'entra in qualche modo con Sagomiamo. E perché ho usato un elemento di Sagomiamo e quindi mo ve lo faccio vedere. Allora, io avevo fatto, ne ho fatte milioni. Lei è un kit di idee per creare. La bambola, quella famosa che sappiamo, non si può pubblicizzare con il suo vero nome, ma tutti abbiamo capito chi è. Sì. Ok? È lei. Però, siccome questa qui in effetti è la prima che avevo fatto, aveva un problema di stabilità, diciamo Ecco. così, non stava bene in piedi, a differenza di tutte le altre, la volevo comunque assolutamente recuperare. E stavo pensando a come metterla seduta. Cosa ho fatto? Ho preso la ghirlanda di Sagomiamo. La ghirlanda da 25 centimetri. La ghirlanda 25 centimetri di Sagomiamo l'ho rivestita con dei nastri che E noi riprendono i colori della abbiamo. bambola poi. Esatto, riprendono i colori della bambola. Ci ho fatto dei ciuffetti qua. Ci ho messo lei seduta sopra. La vedete? Ecco, ve la faccio vedere pure sotto. Ci vergognata, coprite. Ok, ce l'ho seduta sopra. Tipo altalena. Esatto, sì, una cosa del genere. Ho È messo la carina. manina come se si tenesse. E E si può poi, se appendere. volete, si può appendere. Quella è attaccata, appesa al muro e si appiattisce, non viene Sì, sì, chiaramente sì. in avanti, eh? Abbiamo già provato perché Viene, prende il muro, la tiene su. Esatto. la tiene così. Per cui ve la volevo far vedere perché comunque con le ghirlande di Sagomiamo ci ho risolto questo problema che non riuscì, Non stava più, eh sì. ci sveniva in continuazione lei. E adesso sta bella seduta sull'altalena sua. Grazie.
Ecco, ve lo volevo dire. Ecco. Poi, siccome abbiamo, appunto, questi sono tutti nastri, mi sa, sono tutti di mirta, questi che ho usato, che si abbinavano perfettamente. E no? ho pensato di metterla così. Vi piace? Ah, sì. Siete particolarmente silenziose. Oggi sì. Perché ci siete. E... però non favellate, potete parlare anche, mica solamente per dire che comprate qualche cosa, potete anche parlare. Mamma liscia, papà senza barba, bimbo e bimba medi. Medi quindi sarebbe, uno no, medi sono questi. Allora, aspetta. Mamma liscia. Vedi, stavo dicendo, invece Blanca si stava a preparare la lista. Ok, allora. Mamma liscia. Bellissima, dice la bambola. Blanca. Mamma liscia. Ok. Papà senza barba. Papà non barba. Ok. Bimbo e bimba medi. Che sono questi. Esatto. Maschio, medio e femmina. Medio. Ok. Ok. Grazie, grazie Blanca. E sì, è carina, mi sono divertita. Sì. Io ho pensato a quante cose si possono fare con questi cerchi di legno. Veramente che poi tanto. Blanca è un'altra fan della bambola Blanca, che non si può nominare. Blanca sì, Blanca sì. Quindi Blanca l'ha riconosciuta sicuramente. Esatto, esatto. E, ce l'avevamo anche in rosa, ma in rosa sono finite tutte. Sì. È rimasta solo lilla. E appunto... ho riflettuto, ho detto hai rimediato il fatto che con un semplice una è infatti vero Blanca, esatto, una semplice ghirlanda di legno quante cose si possono risolvere, perché chissà magari quante pupazzotte ci abbiamo che o non stanno in piedi o che ne so io, sarebbero molto più carine sedute, poi non lo so, il cerchio secondo me è proprio molto corto, lo stavo dicendo, è molto lei, quindi ok, allora la lasciamo qua. Allora noi per il tema di oggi abbiamo finito, però se voi volete vedere qualcosa le carte scrap effetto tappezzeria, qualche altro supporto di legno, oppure sagomiamo cose passate, esatto. Noi magari siamo qua a disposizione. Magari non avete, perché io credo che i temi su per giù, vogliamo rivedere le, mi dai natura? Riguardiamo nel contesto, riguardiamo le famigliette degli animalini che ci sono. E aspetta, io intanto levo animali, non natura. E guarda, perché qualcosa sta in animali e qualche cosa sta in natura. Natura. Mamma liscia, papà no barba. Tieni, tanto natura. Così rimaniamo in tema di famiglie. Aspetta, mi sta venendo un'idea. E vediamo allora, anche sì, quelle in tema di famiglia. In realtà, se avete nonna sarta o mamma sarta, le potete mettere vicino qualche elemento del cucito, la macchina da cucire, le forbici, il ditale. Te lo passo, Ste. Sì, ok, questa è Blanca. Questo e poi ti do. Allora, è pure il cuore, è di Blanca. Ok, allora, io mi ricordo e sono certa che qui avevo messo. Ok, ad esempio, qui abbiamo la famigliola. Delle no, volpi. Qua è inutile che te le dia perché non ci sono. Se ci sono forse gli gnomi, no? No. Okay. Allora, questa è la famiglia delle volpi. Questo è il volpo, perché c'ha il papillon. Questa è la volpa.
E questi sono i volpini. Aspettate, eccolo qua. Aspettate, guardo qual è il maschio e qual è la femmina. Ah no, questo ce lo dovete far diventare voi. È uno un po' più grande, il pupo un po' più grande o il pupo un po' più piccolo. Ok? Con mamma e papà volpe. Però da catalogo, ah, aspettate, vi dico i prezzi. Allora, mamma e papà vengono 1,40 l'uno e i figli vengono 1,20 l'uno. Ok? Questi sono la famiglia delle volpi. Eccole qua. Poi. No, qui no, però aspettate un attimo, vi faccio vedere, così finiamo il discorso famiglia, anche se forse non stanno qui. Forse non stanno qui, aspettate. Intanto se avete domande fatele. Sul catalogo primavera no, non c'è niente. Sì, devo guardare lì, non stanno qui, ma staranno di qua. C'era la famiglia, esatto, l'abbiamo finita qua disponibile, degli gnomi, eccoli qua, sempre gnomo maschio, gnomo femmina e gnometti, si vede, eccoli qua. E poi se no qua sotto c'è la famiglia in un pezzo unico, diciamo. Sì, lui e lei. Non c'è pure il pupo? No. Ah, no. E che ci sta in mezzo, scusa? Non lo so. Ah, no, è un fiocco, qua. Ok. Stanno solo lui e lei. Pre-nascita. Ok. Sono questi qua. Così abbiamo visto un po'. Credo tutte le famiglie che ci sono, credo. E guardate, ecco, vedete col cuore che ha preso Blanca, qui ci hanno messo gli gnomi come famiglia, però sì, l'hanno usato come supporto. Esatto. Ok, allora aspettate perché ho fatto più confusione del solito oggi qui. Allora, vediamo se c'è qualcuno che è arrivato adesso e vuole rivedere qualche cosa, ce lo chieda, perché io vedo che ci sono nuovi collegati. Allora, Deborah diceva il discorso, mi dai anche il creami? Perché forse c'è rimasta qualche scritta in tema. Sì, perché è ispirata dall'argomento nonno-nonna. E mi ha portato gli elementi del cucito che abbiamo già visto da poco, ve li faccio rivedere. Questo è il manichino, il manchen sarebbe, da sarto, i ditali, le forbici bellissime, le forbici diciamo quelle antiche. Bottoni, è rimasto qualcosa di bottoni. Ah, dopo vi devo far vedere un'altra cosa. E la macchina da cucire, quella è grande, però sì, lo sapete, ci sono anche quelle più piccole. Sì, questo vale per tutto quello che vi ho fatto vedere adesso, perché era giusto per ripassare gli elementi del cucito. Allora, nel creami, che vi ricordate il... Allora, aspetta, questo lo possiamo togliere. No. Che era, vi ricordate, l'espositore, quello con le parole? Vediamo se è rimasta la scritta. Nonni, queste si possono riavere tutte comunque, eh? Io ora vi faccio vedere quello che c'è qua. Nonni. Nonno. Nonna,
queste ci sono. Poi c'è Ti voglio bene, che sta bene sempre su tutto. Ah, vi ricordo, queste scritte qua vengono 70 centesimi l'una, ok? Poi c'è Super, che potrebbe essere Super nonno, super nonna, super nonni. Lo sto a far vedere rovescio, eccolo. Super, da accoppiare ai vari elementi. C'è rimasto mamma. Papà non ci sta. E papà, sì. Quindi c'è mamma, papà, sister, zio e zia, e poi in inglese mom, dad, ok? E poi, ma ripeto, queste poi si possono anche richiedere volendo. E poi era rimasta qualche placchetta, ora vi faccio vedere, qualche placchetta di queste qua, perché vedete, per chi non lo ricorda, no? Ci sono le idee come possiamo usare queste scritte. C'era rimasto il cuore, due cuori, perché gli avete dato fondo quando l'abbiamo fatto vedere l'altra volta, tre ovali e un ovale un pochino diverso perché hai due buchini, e questo è anche un pochino più spesso, e i supportini questi vengono 1,10, mentre le parole vengono 0,70. Chi c'ho in mano? Nonno. Allora, non sono di Marzia, ma abbiamo presentato anche cose non di Marzia, comunque parliamo sempre di legno. Ci sono questa serie di bottoni che non sono dipinti, sembra, ma sono rivestiti in stoffa, che hanno qualche attinenza con il tema, perché ci sono le borsette, elementi del cucito da mettere insieme a, se avete la mamma o la nonna appassionate di giardinaggio, ci sono elementi del giardino, fagli vedere quelli, sono allora carini. Guardate, e tanto ora che lo inquadro vedete perché i prezzi sono diversi. Allora, ad esempio, c'è questo, ripeto, è stoffa, non sono dipinti, sono bottoni in legno ricoperti in stoffa, ok? Allora, qui c'è i due girasoli con l'innaffiatoio, bottoni perché hanno i buchini, ma poi li usate appunto come volete. Si vedono? Sì, si vedono. Poi ci sono, e questi ad esempio vengono 3,50. Qui abbiamo i nidi, ce ne sono due, cioè due nidi a confezione, e vengono 2,50. Guardate qui chi ho, vi ricordate, e molti di voi l'hanno presi, gli uccellini country proprio di Sagomiamo? Quindi abbiamo una versione più piccina e ricoperta di stoffa, che potrebbe essere carinissima per integrare con gli uccellini che avete preso di Marzia, perché la forma su per giù è la stessa. È quella, sì. In questa confezione ce ne sono 4 e viene 2,80. Poi vediamo che altri soggetti sono rimasti, ne abbiamo tantissimi. I nidi li abbiamo visto, i fiocchi. Ci sono i fiocchi, tre fiocchi. Si vede il prezzo, non lo so. 2,50 concludo. Sì. Io, salve! Sono ritornata. Allora, Stefi, vai tu, vado avanti. Siamo un attimo in diretta. Allora, i fiocchetti. a me. Poi, le borsette. Ce ne sono tre e vengono 2,60. Quindi colori perfetti. Bene, lo spray perfetto, benissimo, una bella tenuta. Poi, detto, i gufetti, ok, bene, siamo contente che è andato tutto bene. È andato bene? Sì. Perfetto, benissimo. Perfetto.
Wow, bene, benissimo, molto bene. Benissimo. Grazie, grazie a lei. Che bello quando i clienti tornano e ti fanno vedere le cose realizzate con i consigli che hai dato. Questi sono tre gufetti, tutti diversi tra di loro. Forse te l'abbiamo vista. E poi guardate, ci sono sempre gli elementi del cucito, i 3 centimetri. Oppure le stampelline, le due stampelline. Questo in caso, se non si legge bene, chiedeteli i prezzi perché ognuno è diverso. Allora, 2,80 le stampelline. Sì, e mi sa 3,30. E 3,30 le... i centimetri, sì. E poi c'è una cosa che ne sono rimaste solo 3, peccato. E poi sono finiti. Che tutte noi dovremmo avere. Certo, 100% creativa. Per forza, no, artista. Artista, per forza. Vabbè. Questa è la spilla, è già fatta, è da mettere. Col pennello, 100% artista. È bellissima. Queste vengono 4 queste e vengono 30. Queste vengono 4 e 30. Ah, già la spilla da baglia, già l'occhiello, cioè da aprire la confezione e metterla. Ecco, 100% artista è per una botta d'orgoglio, è fondamentale. Non è, cioè, è proprio fondamentale. Ok, e così abbiamo visto anche questi che in effetti non li avevamo mai, no, li abbiamo visti forse all'inizio su qualche le prime dirette, qualche... sì l'avevamo visti. Però adesso, siccome abbiamo detto i buffetti, Blanca, questi, ok. Ah, bella, ciao, ciao Paola. Paola. E abbiamo detto le attitudini, sì. Se c'avete la nonna o la mamma sarta, allora gli elementi, esatto, della sartoria, del giardinaggio, la, esatto, borsetta che è proprio carina, è proprio da mamma nonna. È da mamma. E questi abbiamo visti, ok. Io perché da qua non vedo, se vogliamo rimanere sul tema... Ci dite se vogliamo rimanere sul tema sagomiamo, se vogliamo vedere le carte scrap, quelle da sfondo che abbiamo presentato prima per rivestire le basi di Marzia. Oppure vediamo queste tre possibilità. Ecco, vediamo degli altri bottoni, ma in legno diversi, piccini piccini. Ah, ho capito quale, sì. Che forse quelli veramente non li abbiamo mai visti, eh? No, quelli no. Guarda Paoletta, guarda che ho fatto, l'ho messa sull'altalena, che tu sei un'altra fissata con loro, con queste bambole. Allora, non ci dite niente, quindi vediamo, visto che stai già là, dammi con gli altri bottoncini, va? Sì, intanto ricorda... Che ricordo? Di sabato. Sabato, sabato alle 11, ragazzi. Avete visto la diretta o la differita di Monica che l'abbiamo postata noi, eh? Sì, sui fili di zucchero, che è una tecnica meravigliosa. Allora, leviamo queste. E ripeti che sabato è sabato il seguito della diretta di ieri. Sì, ieri si è vista, ok. E così sabato, ti è piaciuta Blanca? Sabato qui puoi vedere, qui in presenza, ma tu non sei qui a Roma, quindi magari la seguirai sulla pagina. E il seguito, cioè quello ieri prevalentemente si è visto come colorare i fili di zucchero e delle applicazioni proprio base, e sabato qua farà vedere qualcosa in più. Piaciuta, è bella. E sto nel frattempo aspetto Debora che mi porta, sì, gli altri bottoncini, poi ci fermiamo. E che stavo dicendo? Alle 11, chi vuole può anche venire a seguirla qua. Allora ragazzi, questi sono, infatti è sbagliato, non ve li abbiamo mai fatti vedere,
e secondo me sono deliziosi, veramente sempre deliziosi. Legno, sempre legno. Qua parliamo di bottoncini minuscoli, perché parliamo di un paio di centimetri l'uno, sì, 3 centimetri. Allora, ad esempio, aspettate che non tutti sono aperti, io ora cercherò di farvelo vedere al meglio. Qui abbiamo l'elicottero. Papà elicotterista? L'elicottero, chissà se si vede. Sì, si capisce abbastanza. L'elicottero. Vengono quasi tutti 30 centesimi l'uno, per cui poi se volete vedere meglio qualcosa mi fermate. Poi abbiamo i fiocchettini. Si vede? No, c'è il dito davanti. Aspetta, questa è aperta, tanto la possiamo aprire. Ah, nel fiocchetto c'è scritto love da una parte e dall'altra, prendilo te, forse riesci a far vedere meglio. Vediamo. E dall'altra c'è un fiorellino. Non sulle codine, ma sul... Sopra, sulle nocche. Sulle nocche. Eh no, va fuori fuoco, non si vede. Però ci sono due scritte, una scritta... Love. E il fiorellino incisi. No, sono talmente piccoli che non riesce a riprenderli. Poi c'è il nido o la casetta, dipende come sì. La volete interpretare. Le mele. Aiuto. Micromele. Ecco, per esempio, questa la meluccia. E sul tema che hai fatto vedere prima per le maestre, la scuola, potrebbe essere messa la mela. Perché la scuola la mela? Perché è un simbolo. Sì, perché della sta mela. Nel 30 centesimi questi, guarda, così te lo confermo, che costano tutti uguali, sì, 30 centesimi. Ma ce ne sono tantissimi, eh? La mucca. Carino. Poi guardate questa per gli appassionati è fantastica, la macchinina tipo 500, la 500, tipo la micromacchina, tipo la 500, il mandolino, sì. Uno di questi, insomma. Poi sono rimasti, a proposito di family, ci sono i pulcini. Pulcino che spunta dall'uovo. Se volete vederli meglio ditemelo, che io ora vi sto facendo vedere così una carrellata, poi... Chi è? L'ombrello. L'ombrellino. Poi il micro biberon. Aspettate. Eccolo qua. Questo che ha? Questo è Winnie the Pooh. È proprio lui. Si vede? È poco. Chi lo conosce lo intuisce che è lui, comunque. È lui di profilo, con le braccia dietro la schiena. Ecco, no, è crollato. No, lascia come hai fatto prima. Faccio finta di niente. Poi microfoglie. Questa è inutile, proprio una foglia. Sì. Due
cuori country, quelli sono quelli allungati. Esatto. Due cuoricini sono rimasti. Con la punta allungata. Poi chi c'è? Perché certi sono proprio piccoli piccoli. Poi questi qua che ne sono rimasti solamente pochi. Sono cuoricini sempre a bottone, per cui hanno i due buchini. Noi questo l'abbiamo usato tanto anche per fare le cose sui cagnetti. Vuoi due cuori? Ora te lo sei. Quali? Quelli o questi con scritto friend? Beh, penso quegli altri, perché sì, lei stai facendo vedere questi. Perché quegli altri sono giusto due. Sì. Eccoli, ce l'hai dato. Sono questi. Poi abbiamo fatto vedere i cuori con la scritta friend, le manine. Ah, ciao ciao, con le mani, con le mani, ciao ciao. Sono rimaste tre mani. Oddio. Tre manine. E va, questi qua, i microbi, aspetta. Questi dovevo i microbi che sono? Oddio. Non li vedrete mai, questi sulla fiducia, sono cagnetti. Aspetta, proviamo così. Ok, è il cagnetto piccolo, c'ha le orecchie in avanti. Sì. È difficile questi da riprendere. Infatti. Piccoli. Ecco, basta, i soggetti sono questi che vi ho fatto vedere. Molti li hanno acquistato proprio per usarli veramente come bottoni. Sì, perché sì. Questo è un articolo che abbiamo da tanto tempo. E oppure come applicazione sulle cose di un bambino. Se no ci si fa scrap. Sì, card. Si fa mix media. Shadowbox, explosion box. Non è un problema. Un po' tutto. Questo l'ho fatto vedere, chi è? Questa è la mela, sì, l'ho fatto vedere. No, l'hai fatto vedere tutti, mi sa. I fiocchi, le mucche. Se interessa la mucca? E ci sono gli amanti delle mucche, fanno collezione. Sì. E basta. Regà, ho fatto vedere tutto. Fai un riassunto rapido delle dimensioni, i costi della famiglia. Sì, ok, allora aspetta. Intanto leviamo questi, perché se no ci confondiamo, e te li rimetto a posto. Allora, la family sono vari elementi. Abbiamo, ora ve li faccio vedere, mamma incinta, eccola qua, mamma incinta. No, è alta, no, 14, la devi tirare su. Sì, ora la tiro su. È alta 14 centimetri, aspetta che volevo far vedere questa, 14 centimetri e viene 2 euro. Gli adulti sono alti tutti uguali? Sì, 14-15. Sì, centimetro più, centimetro meno, e costano tutti 2 euro. Quindi mamma riccia, mamma incinta, mamma liscia, papà con barba o senza, perché l'ultimo l'ha preso Blanca. Ma... Che poi è barba e pizzetto più che altro. Sì, insomma. Okay. Nonno. Qua. E poi ci sono i bambini medi, adesso disponibili, perché sì, c'è una c'è misura tutto. Più grande. Sì, sì. Maschi e femmina. Maschi e femmina piccoli. 0,90. Ah, scusate, i bambini vengono 1 euro. I medi. I medi, i piccoli 0,90. Gli infanti neonato vengono 1 euro. E cane, e poi mi c'è. Fai vedere papà col pizzo? Sì, ora te lo faccio vedere subito. Cane e gatto che vengono 1,20. Sì, te li faccio vedere il grezzo da vicino. Ora vediamo, sì. Vediamo se ecco qua, lo vediamo. Se allora, quella che sembra una smorfia della bocca triste, in realtà è il pizzo. Questo per tornare al discorso
che è importante secondo me invece certi soggetti colorarli, perché altrimenti certi particolari possono essere scambiati per altro. Aspetta che lo avvicino un po' di più. È praticamente lui col pizzo. Ok. Allora, poi vi volevo... Era sfuggito... No, gli uccellini... Li abbiamo ordinati per... dalla diretta scorsa, perché li avevate visti sulla ghirlandina e chi li aveva ordinati già ce l'ha da parte, però ne abbiamo presi... Tieni l'altro, perfetto. Quindi non cambia nulla. E quindi... siccome ne abbiamo presi un po' di più, ve li faccio rivedere. L'uccellino country, sì. Che vengono 0,90, che sono quelli simili ai bottoni che abbiamo visto prima. Chi li aveva ordinati l'altra volta già ce l'ha nella sua busta. E poi, sempre perché erano stati ordinati la scorsa volta, adesso abbiamo a disposizione, vi ricordate i bottoncini sempre a fiore della ghirlanda? La misura quella un pochino più grande, da 0,70, e la misura più piccina, da 0,50, a parte quelli ordinati già sono via, ne abbiamo un altro po' qui. La ghirlanda, allora, per chi non se la ricordo, per chi è entrata adesso, te la prendo perché sì. L'abbiamo messa in vetrina, così magari... Sì, esatto. Ok, io intanto cerco di fare un attimo di spazio qua. Che state facendo? Che c'è in porta? Vabbè, così, per chiacchierare. Oggi sono poco reattive. Fa caldo, eh? Mi rendo conto. Ecco. Riesci un attimo a fare. Allora, la ghirlanda di cui parlavamo anche adesso e che abbiamo fatto vedere la scorsa volta è questa. Quindi gli uccellini che avete visto ora sono questi e i fiori anche. Più grandi o più piccoli, però sono questi qua. E la base è la ghirlandina, quella piccina. Quella... Sì, l'unica cosa che se volete vi dovete procurare voi sono i legnetti, i ramoscelli. Quelli adesso passeggiando ne trovate quanti ne volete, perché ci stanno pure le potature, per cui... tra un po', un pochino più avanti. No, no, qualcuno di... l'hanno fatta qui sì, intorno a noi. Roma le fanno, sì, vanno infatti. Fatte, sì. Però... perché quella lì è vite... la vita si pota tra un pochino. E a posto, ragazze, noi vi abbiamo fatto rivedere tutto quello che avevamo in mente. Il prossimo appuntamento è domani alle 13:30 per le offerte di hobby e del venerdì, quindi 13:30 il nastro a foglia, sì. E sta lì, ora te lo faccio vedere, Blanca. Basta che lo trovo. Basta trovarlo. C'è. Sì, no, c'è. Vabbè. Di qualcosa. Dico qualcosa nel frattempo. Allora c'è questo nastro a foglie che è meraviglioso. E aspettate, mi alzo un secondo. No, aspetta, dai, lo trovo. No, secondo me sta di là. Beh. Su quell'espositore. Io pure qui sto guardando. Eccolo qua. Allora, leviamo questo, se no. Eccolo. È questo qua. Questo l'abbiamo visto e viene 1 euro al metro. L'abbiamo visto anche a un'altra diretta, non mi ricordo quale. Eccolo qui, Blanca. Quant'è al metro questo? 1 euro. Bellino, molto carino. Ah, quelli l'hai risolti così?
Sì. Allora, dammi solo un gancio che così le... Ma poi dobbiamo risolvere anche in un altro modo, dobbiamo cambiare le bustine. Ricorda, gira fiore, un metro, ok. Ricorda... Ah, è vero, sì, no, lo metto subito. E Blanca vuole un gira rose. Or... Okay. Me l'aveva detto l'altra volta, te lo metto subito, se no continuiamo fucsia a dimenticare. Fucsia o azzurro? Azzurro fucsia. Cioè, sia uno farli vedere così. Allora, sempre, allora, visto e considerato che parliamo di girafiori, fagli vedere al volo le forme allegre. Sì. Indovina, fucsia. Ah, pure te sei fissata conosco, col se fucsia. Se la conosco un pochino, secondo me la vuole fucsia. Vediamo un po'. Allora. Ah, Blanca! Ora che lei ha detto le forme allegre, eccetera. Vuoi che ti faccio vedere gli smerlatori? Che ne parliamo ogni volta che ci vediamo? E siccome mi avevi detto che non ti era chiara una cosa degli smerlatori... Batte le mani, sì! Batte le mani, Blanca! Ma mi sa perché abbiamo indovinato il fucsia. Ah, e così ah ok. Così ha fatto pure il nastro. E li vogliamo vedere gli smerlatori di Sagomiamo e poi chiudiamo, dai, tanto è sempre allora. Sagomiamo, sì, quindi sì. Rimaniamo nel tema del rimaniamo giovedì in tema. Allora aspettate, gli smerlatori e anche le forme per i fiori, così sì. Abbiniamo al girafiori, sì, dice Blanca. Allora aspettate che mi vado a recuperare. 1, 2, 3. Allora, questi, Blanca li conosce perché già ce l'ha, sono le forme allegre per creare. La sa, si appoggia la forma sul pannolenci, sulla carta, dove volete. Fate il segno con la matita molto sottile. Ritagliate e ottenete la spirale, ok? Qui perché ce l'abbiamo tutte arrotolate, ma tanto sono quelle sono due misure, sono sì una confezione, ci sono due misure di roselline, questa nello specifico è quella più grande. Quella più grande sicuramente con il gira rose che viene 2 euro, viene guarda. Vabbè, c'ho Blanca con l'audio il tuo, no perché c'è sì lo so che c'è. Andavo ad alzare. Allora il gira rose lo vedete che ha, è una forchettina, sì, no? Ma, sì. Una forchetta, inserite l'inizio del fiore che è quello in scusate esterno lo inserite la lo differenza inserite perché un'estremità alla parte alla punta alla e punta. Questa al cerchio, questo è il finale che okay. Poi c'è chi lo usa in un altro modo anche. Noi ci troviamo bene così, arrotolate. Eccolo qua, veloce. E alla fine, quando avete arrotolato tutto, dovete mettere un punto di colla ogni tanto, ovviamente, avrete la rosellina. Per quello si chiama gira rosa. Però nel caso di Sagomiamo si chiama forma allegra. Praticamente rose. L'idea di Marzia è stata con queste forme allegre di sostituire le fustelle che fanno esattamente questo tipo di fiori, perché esatto. Non tutti abbiamo la Big Shot, e però ci piace magari quel tipo di fiore e ce lo possiamo creare grazie esatto. Alle forme allegre. Il cerchio finale sarà praticamente il tappo, ok, della rosellina. Considerate ora non è incollata. E questa è praticamente la rosa forma allegra e la confezione da due misure. Quella che avete visto è questa un pochino più grande, poi c'è la piccina e viene 4 euro se non ricordo male.
Poi vediamo per Blanca, perché è un discorso che rimandiamo da un sacco di tempo. E per chi le vuole vedere? Sì. Allora, questi sono gli smerlatori di idee per creare. Questi disagommiamo. In natura, sì, scusa. Disagommiamo. Ah, quella è natura. Allora, questo è uno. Come vedete, con gli smerlatori fate due tipi di smerli diversi, perché uno è questo sopra e uno è questo sotto. È tagliato di netto perché voi potete facilmente riposizionarlo ed ottenere praticamente la continuità. Vedete? Si vede? No. È partito il logo qua. Vedete? Ecco. Se voi fate questa sagoma, poi la riposizionate di qua, ottenete praticamente la continuità. Ok? Questo è uno. Sul sito forse questo non è l'uno, ma in questo caso lo chiamiamo uno. E ora vi ridico anche i prezzi. Costano tutti uguali. Questo è un altro. Fa delle onde molto larghe. E qui questa specie di... Questa mi ricorda la parentesi graffa. Sì. Ok? E questo è il 2. Per fare bordi, per creare ulteriori forme. No, spieghiamolo un po' meglio, perché sì, c'è chi le conosce e chi magari no. Lo smerlatore serve appunto per, tipo, dovete fare il bordo del vestitino di una bambola, per dire, e la gonna avete bisogno di fare il drappeggio, diciamo, come si chiama? La cosa così, sì, però quello è dritto, sì, cioè voi volete su questa bambola che la gonna sia smerlata, lo smerlo, ok? Sulla stoffa vi fate il disegno dello smerlatore e lo tagliate, ok? Questo è il 2, vi faccio vedere sempre in continuità come viene, vedete? Ok, e questo è il terzo, che ha queste onde irregolari un po' più grandi sopra e queste un pochino più piccine sotto, ok? E questo è il 3. 1, 2 e 3, vi dico i prezzi, ma tanto sono tutti uguali, che non me lo ricordo proprio. Aspettate, mi sa che Blanca lo sa meglio di me. Vengono, allora, la rosa, vi confermo, scusate, la forma allegra della rosa, quella doppia che viene 4 euro, e gli smerlatori vengono 2,30 euro l'uno. Così, finalmente, Blanca, l'abbiamo visti. Perché poi è stata proprio lei, si è accorta che avevo fatto un errore sul sito quando li ho messi e avevo messo due volte la stessa foto, per cui non erano tre, erano due, avevo fatto un macello, ma sono questi tre. Allora, signore, io vi saluto, questo è Blanca, lo mettiamo qua, e ci vediamo domani. Alle 13.30. Sì, domani è venerdì, quindi 13.30 con le offertone. Numero 1 e 2. 1 e 2. Ok. Grazie Blanca. Grazie. Quindi domani venerdì giornata di offerte, però essendo venerdì andiamo in onda, sì, alle 13.30. E sabato, ve l'ha ricordato Stefania, alle 11 demo live sui fili di zucchero con Monica Allegro. Chi volesse, si trovasse in zona, può venire ad assistere di persona, e chi invece la deve vedere per forza da casa può comunque fare domande a Monica, come è successo per l'altra demo quando è venuta qui tempo fa, e lei vi risponde chiaramente in contemporanea, quindi sì, sì, perché è qui. È qui, per cui vi risponde subito. Allora. Parentesi sempre su Monica Allegro,
arriva con lei perché ce lo porta apposta stando qui da noi l'ordine, e dove ci sono cose che sono state ordinate da voi, per cui sabato abbiamo tutto, ok? E penso che presenteremo anche le novità, vediamo, perché i fili di zucchero forse vanno un pochino più alla lunga, glieli facciamo presentare a Monica direttamente. Ma cosa? Le novità? Le pellicole. Le novità per noi? Le novità per noi, sì. E lei non ha fatto novità, non è uscita con novità, per cui novità per noi... E gliele facciamo fare un piccolo spacchettamento direttamente a Monica, che è la creatrice, per cui è meglio ancora. Sì. E chi passa e magari ha cose ordinate le può prendere direttamente sabato. Assolutamente. E non perdete l'appuntamento perché ce l'avete chiesto in tanti, anche il tema ce l'avete chiesto in tanti. È molto carino, molto bello, sfizioso, ci si fanno mille cose. E quindi sabato questo ciao, alle 11. Luciana. Ciao Luciana! Sei entrata in coda questa volta. E quindi è interessante, insomma, tutto l'argomento che è tornato ormai in voga, perché il sospeso trasparente andava tanti anni fa, poi è scomparso e ora è ricomparso alla grande. Sì. Quindi sabato alle 11, segnatelo. Ha visto la diretta? Visto la diretta, sì, esatto, visto, sì. Che stavi seguendo. Sì. E quello che presenta qui Luciana sabato, Monica, è il seguito di quello che hai visto. Faccio un riepilogo? È dura. Guarda, ti conviene una cosa, Luciana. Questa volta ti conviene rivederla, questa diretta. Tanto non dura tantissimo, perché al di là delle famigliole abbiamo fatto vedere un sacco di altri articoli. Sì. Che però ci sono. Per cui riguardatela, noi ora stacchiamo. Sì, abbiamo dato anche idee su come impiegare i vari soggetti delle famiglie. Esatto, guarda, non è finito okay, nulla. Ok, grazie, niente, grazie a te Luciana. Tranne questo supporto qua, ce n'era uno solo e l'ha preso Blanca, per ma il resto è tutto disponibile. È tutto disponibile o ordinabile se sono misure che noi non abbiamo qui al pronto. Esatto, quindi ti conviene rivederla. E ci sono anche i cani gatti, Luciana. Ci sono anche i cani gatti, sì. E rivederla, e se ti interessa qualcosa al solito screenshot e su WhatsApp ce lo mandi senza problemi. Oddio, è Luciana che si Luciana sei te? Sì, no, che te occupi del gattino. Ok, sì, perfetto. Sì, lei, c'è anche, ci sono anche i cani e i gatti. E sagomato? Sagomiamo. Sì. E abbiamo sagomato fatto vedere... il cane, il gatto, abbiamo fatto vedere quasi tutto di sagomiamo più delle altre cosine. Guardala la diretta, ora stacchiamo subito così va subito online e puoi già iniziare la visione. E per tutti, appunto, staccando la diretta, se volete info o volete chiedere, prenotare qualche cosa, il numero di WhatsApp 370 10 25 425, perché altrimenti se scrivete sotto la diretta noi non lo vedremo non più. Non scrivete più qua sotto. E il nostro shop online www.hobbydericordi.it, dove trovate tutta la linea di sagomiamo. Okay? Ok? Allora, vi salutiamo. Grazie mille, ci vediamo domani alle 13.30. Buon proseguimento. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.